Ennesimo dramma in mare lungo la costa adriatica. Poco prima delle 15 di ieri pomeriggio, 17 luglio, un uomo ha perso la vita di fronte alla spiaggia di Igea Marina, all'altezza del Kennedy Beach. Dalle prime informazioni, l'uomo 45enne di origini senegalese stava facendo il bagno insieme alla figlia quando improvvisamente è andato sott'acqua, è stato soccorso dai bagnini e successivamente dei sanitari del 118 che hanno praticato le manovre di rianimazione. Tutto è purtroppo risultato vano. Sul posto è intervenuto anche il personale della Capitaneria di Porto. Si sospetta che l'uomo, già affetto da problemi cardiaci, sia stato colto da un malore mentre si trovava in acqua